Allora, rapidissimo, io di solito cerco di stare in 5-10 minuti. Sono successe, diciamo, alcune cose nell'ultimo mese che mi hanno fatto pensare a un futuro dove non ci sono le API tra i programmi, o comunque dove i programmi si scrivono le API da soli, senza rompere le scatole ai programmatori. Chi di voi sa cos'è una API? Chi non lo sa? Ok. Per chi non lo sa, sono diciamo, le modalità che usano i programmi per riuscire a scambiarsi i dati tra di loro in modo da riuscire a intendersi, semplificando moltissimo e perdono a tutti gli altri. Ok? Allora, cosa è successo? Un input è stato dalla ricerca dove c'è un team che si chiama OpenAI e potete provare col QR code, forse potete anche prendere col telefono in diretta. Cosa hanno fatto questi? Hanno preso un migliaio tra giochi, siti web, applicazioni, app, diciamo per telefoni, e gli hanno messo davanti un'interfaccia standard in modo che un agente intelligente possa utilizzare tutti questi sistemi con una, diciamo, un mouse virtuale, una tastiera virtuale, esattamente come faremo noi. Diciamo, gli hanno messo davanti uno strato comune in modo che chi si occupa di ricerca di intelligenza artificiale vuole addestrare il proprio bot a usare uno di questi sistemi, non deve pensare a reinventare l'acqua calda ogni volta. È sempre uguale per tutti, ci si può concentrare solo su quello. E di fatto questo è un modo per non avere un API in mezzo tra due programmi, il bot e il gioco, per esempio. L'API è il mouse, click e la tastiera, esattamente come uno che gioca sul suo computer a casa. Questa è una prima cosa. Seconda cosa. Quando ero a Codemotion, un imprenditore mi ha avvicinato e mi ha detto: guarda, io ho un'azienda che prende programmi tipo questo, anche se non era lui, che è un gestionale pazzesco scritto in tedesco per renderlo più complicato, e sostanzialmente cosa fa il suo software? Ci mette davanti uno strato, credo, fatto con VNC, che anche questo simula il mouse virtuale, la tastiera virtuale, forse ha un sistema di OCR per riuscire a prendere la scritta che c'è in una determinata posizione e portarla dentro l'altro programma, quello che, diciamo, fa da client verso il gestionale che diventa il server. Perché tutto questo? Perché API per certi programmi non esistono, magari ci sono, ma costano un sacco di soldi, incluse consulenza di aziende grandi che si fanno pagare tantissimo, e alla fine un sistema di questo genere costa di meno. E è un sistema che anche questo smaterializza un po' l'API, perché l'API diventa il mouse e la tastiera simulata e l'occhio elettronico dell'OCR. E al Codemotion, mentre facevamo il nostro meetup speciale dentro al Codemotion, una persona del pubblico a un certo punto ha fatto la domanda fatidica, che è stata: ma esiste un bot che parla con un altro bot? Qualcuno forse se l'ha detto, forse l'ha fatta a lui. Allora, sarebbero due programmi che si parlano direttamente usando un linguaggio naturale e non un API tradizionale. Ma Giorgio Robino, pochi giorni dopo, Giorgio Robino lui, bravo, che poi sarà il prossimo speaker, qualche giorno dopo mi ha mandato un link a un blog dove un blogger ha proposto una cosa del genere, ovvero: io parlo con il mio bot e gli dico: mi serve una cosa, entro venerdì perché poi venerdì devo prendere l'aereo, e gli scrive la cosa. Questo bot parla con il bot di Amazon e inizia a instaurare un dialogo, e gli dice: i risultati li voglio in JSON. E la parte di voi che sa cos'è un API probabilmente sa cos'è JSON e ha già capito tutto il resto.
Amazon gli restituisce tutti i risultati della query in JSON, il bot si fa dei ragionamenti e alla fine mi dice sì, questa era una cover per l'iPhone, ti arriverà entro venerdì mattina prima che tu prenda l'aereo. Questo è il futuro che si sta immaginando questo blogger. Per cui a queste cose dell'API che un po' sparisce c'è qualcuno che ci sta pensando davvero. Ma facciamo un passo extra, proprio nel futuro, quello un po' più futuribile. Immaginiamo che abbiamo due programmi scritti, uno server, quello blu, da quella parte, e un client di qua. Il server espone un servizio, dei dati, e questo deve andare a prenderli. Allora, invece di avere uno sviluppatore che si programma tutta l'API, può darsi che i due bot un giorno riusciranno a iniziare a parlare tra di loro finché riescono a capire qual è lo scopo, e questo si potrebbe forse fare con le tecniche delle reti neurali, perché se c'è una funzione obiettivo da ottimizzare, alla fine questi due riusciranno, prova, dopo un addestramento magari anche molto lungo, riusciranno magari a scriversi la loro API di comunicazione da soli. E una cosa del genere è stata fatta, in parte, perché a ottobre Google ha pubblicato un paper in cui dimostrava due reti neuronali che dovevano comunicare tra di loro senza farsi intercettare da un terzo agente, e la funzione premio era che la gente non riusciva a capire cioè quello che stava in ascolto, non riusciva a capire il messaggio che loro si scambiavano, e di fatto queste due reti neuronali si sono inventate un protocollo crittografico con cui si mandavano i messaggi e l'altro non capiva nulla. E questo più o meno è l'inizio di una API, in un certo senso. Quindi, chi lo sa, può darsi che un giorno avremo bot che si parlano tra di loro e si risolvono un sacco di problemi di programmazione che adesso invece dobbiamo programmarci. Il prossimo speaker, Giorgio Robino. Paolo. E se avete pensato allora ci licenzieranno tutti? Sì, ci ho pensato un po'.